Trasmettere l'amore per la musica con leggerezza e attraverso il linguaggio più amato dai giovanissimi, il video. È questo l'obiettivo del progetto di formazione che vede uniti i servizi educativi del Comune di Fano, i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Rossini e la Fondazione Teatro della Fortuna. Il risultato sono tre filmati dal nome in codice Indovina chi viene a suonare, che verranno proiettati nelle scuole a partire da settembre. Video dai toni scanzonati, ma densi di passione per note spartiti, alcuni dei quali realizzati semplicemente attraverso un cellulare. L'idea è nata quando eravamo in completo lockdown, un anno e mezzo fa. Ci si adoperava con i servizi educativi per dare l'opportunità ai bambini che stavano a casa di poter continuare a far musica. E un bel giorno il dottor, non so se chiamarlo dottor o il maestro Salucci, mi chiamò e mi disse che un video in particolare gli era piaciuto e si parlava di strumenti, di quiz, un quiz sugli strumenti, chiaramente a casa. Fatto con il cellulare, fatto con le alchimie più impossibili. E da lì appunto è nata questa collaborazione e siamo arrivati a tre video che chiaramente ancora non sono stati affatto presentati, nessuno li ha ancora visti, tre video che prendono il titolo Indovina chi viene a suonare. Il secondo abbiamo fatto una piccola deviazione, poi vi spiegherò, ma il primo, tutto nato a casa mia, dove ho coinvolto mio figlio e i miei nipoti, è nato sotto forma di quiz musicale. Chiaramente la cosa eccezionale è che poi con l'Orchestra Sinfonica Rossini e i professori abbiamo messo insieme sia la parte didattica e semplice, che può servire sia anche per capirci alla scuola dell'infanzia, con i professori che hanno spiegato in maniera eccezionale gli strumenti, e poi abbiamo messo l'uso dello strumento in orchestra, quindi quello che succede quando poi lo strumento viene portato in orchestra, la fantastica orchestra sinfonica. Quindi il primo girato tutto con i cellulari e assemblato con le varie telefonate, infatti poi vedrete che è molto diverso. Poi il secondo, che è stato una piccola deviazione dal titolo, quindi il primo è Indovina chi viene a suonare, i legni. Il secondo Indovina chi viene a suonare, ma siamo in teatro. L'idea di far vedere cosa succede dietro le quinte, quindi i bambini della scuola Tombari, della classe quinta della Tombari, sono venuti, seguiti da me senza disturbare le prove, in palcoscenico durante le prove di Pulcinella, un'opera fantastica. Il terzo, che deve essere secondo, è arrivato il terzo, i legni, vede la partecipazione anche di una cantante famosissima, non è vero, di Stefania Carboni, mia collega storica, e parliamo dei legni. E qui poi, grazie appunto all'apporto dei maestri dell'orchestra in teatro, io e Stefania abbiamo fatto un piccolo prologo simpatico, e poi i professori dell'orchestra, Norris e il quartetto, frutto dell'orchestra, hanno spiegato in maniera semplice e chiara quelli che sono gli archi. Quindi ci saranno altri video poi in futuro. Il prossimo, non so se posso svelarlo, Stefania farà Lady Gaga, quindi già ci spostiamo in un altro ambito. Estro e ironia sono i due ingredienti principali, tra lezioni di musica, gag, incursioni e interviste ai musicisti. Spesso io racconto dell'orchestra, in questo caso dell'Orchestra Sinfonica Rossini, un doppio ruolo. L'orchestra è un interprete in prima persona che organizza e propone concerti, e l'orchestra è anche un'istituzione di servizio, cioè può servire a chi organizza opera, può servire ad altri. E in questo caso l'orchestra si è messa al servizio del territorio, della città di Fano e dei servizi educativi per un progetto di formazione a cui noi teniamo molto, perché comunque i giovani, si dice sempre che saranno gli spettatori del domani, per cui bisogna fare qualcosa per questi giovani. E quindi ho messo a disposizione i nostri professori, che abbiamo la fortuna di avere un'orchestra con un nucleo nel territorio, e questa è una grande fortuna, perché avere nel territorio professori di questo livello ci permette di giocare bene, di divertirci e di fare cose molto importanti. Quindi le nostre prime parti si sono messe a disposizione del genio creativo di Giorgio Caselli, dei servizi educativi e della signora Carboni, e quindi abbiamo fatto una serie di puntate che partono sicuramente dal problema pandemico dello stare a casa e quindi di riversarci sullo streaming, ma poi approdano semplicemente a una produzione video che servirà alle scuole nei prossimi mesi.